Allora ragazzi, oggi io vi faccio vedere come realizzare il disegno di un vaso greco. Avete a pagina 63 degli esempi. Allora io vi faccio la sagoma in maniera che tutti facciate la stessa sagoma, poi ognuno di voi deciderà se usare la decorazione con motivi geometrici o copiare una delle scene che vi vengono rappresentate, va bene? Allora, vi chiedo di orientare il foglio in verticale. Adesso cercherò di inquadrare tutto il foglio. E dobbiamo operare per simmetria sempre. Allora, vi do anche le misure, ho pensato, perché forse così ci muoviamo meglio. Così avete meno difficoltà possibile. Questo è un cartoncino nera 4. Allora io spiego su un foglio nero con un colore chiaro perché ho notato dalle lezioni precedenti, dai video precedenti, che si vede meglio ed è molto più chiaro per voi. Stesso motivo per cui a scuola ci sono ancora le lavagne di ardesia, cioè quelle nere. Allora, consideriamo la metà del nostro foglio, solitamente 22, il foglio facciamo a 11. Lo misuro da sinistra perché questo è un foglio che è stato ritagliato. E tracciamo la nostra linea. In questo caso io mi fido di più dell'effetto squadra creato dalla mia base. E abbiamo questa linea verticale. Dobbiamo fare una base di 10 centimetri, 5 centimetri da una parte e 5 centimetri dall'altra. Mi segno la linea. Poi, come ho spiegato anche ai ragazzi di terza, lo dico sempre, i disegni complessi bisogna semplificarli in forme più semplici. Quindi che si fa? Si opera per figure geometriche. Allora, utilizziamo le forme geometriche. Immaginiamo che qui sotto ci sia un trapezio. E quindi qui abbiamo usato i 10 centimetri, ci solleviamo facciamo una distanza di 4 centimetri, va benissimo. Quindi vi scrivo anche le misure, 4, questa misura invece abbiamo detto che è 10 centimetri, ok, abbiamo preso il mezzo. Poi qui facciamo una linea che sia di 6 centimetri. Ok, scendo giù, lascio 1 centimetro, questo è uno. Scusate un po', mi è scappata la mano. Quindi questo ve lo scrivo qua, è 6. Questo è 1, scendo giù, ok? E poi con la riga, io purtroppo mi balla tutto, con la riga colleghiamo la base, ok? Ci siamo. Adesso dobbiamo fare la parte bombata che farà questo effetto qui e andiamo per ordine. Semplifichiamo sempre, usiamo un altro trapezio, questa volta al contrario e lasciamo un po' più spazio, anziché vediamo 6, no, 7 centimetri, 7 centimetri, sì, e facciamo un'altra linea, stavolta di nuovo da 10, perdonatemi, non è 10, ho fatto un po' di più, facciamo da 12, ok, quindi 6 e 6, forse è meglio. Sì, è più grande così, perfetto. E adesso si collega sempre con la riga i punti. No, non vi lamentate, già mi sento. Ah, basta, prof, aspetti, prof, sono indietro, prof. Ma tanto potete tornare indietro. Allora, qui io farei una linea lasciando questa misura perché mi serve per qualcosa, 2 centimetri. Quindi qui è 2, qui abbiamo detto che è 12, ok,
Adesso devo fare una zona che rimanga lineare, cioè non abbia nessun effetto, e quindi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4 cm anche da qua, linea di collegamento, questa è storta, sì, ci siamo, poi andiamo a restringere di nuovo, sollevandoci di 4. Stavolta, come imboccatura, è più grossa di questa e quindi se qui abbiamo fatto 6, qui dobbiamo fare 8. Direi di sì. Colleghiamo. Ci siamo, sta crollando tutto, ma ci siamo. Benissimo. Continuiamo la parte superiore con l'imboccatura. Ecco, devo inclinarlo se no non si vede. L'imboccatura che si va, per ora facciamo tutto un effetto che si chiama lineare, poi creiamo tutte le curve che ci servono, saliamo di 2, scusate, ho sbagliato strumento, e andiamo della stessa misura, sì, quindi qui abbiamo usato 8, ripetiamo 8. Ups, è volato tutto. Il bello della diretta. Il bello della diretta. Forse posso risolvere un pochino qualcosa. Intanto, quello che stiamo facendo va fatto con matita HB temperata bene, tratto leggero. Se sbagliate, e il segno è troppo pesante, prendete un altro foglio, questa volta e lo rifate. Cerchiamo di essere un po' più precisi questa volta, va bene? Allora, io in questa lezione vi spiego la forma, nella successiva vi faccio degli esempi di come può essere decorato questo vaso, va bene? Se qualcuno sarà andato avanti, spero che l'avrà fatto nella maniera corretta, altrimenti dovrà rifare tutto. Se la vi. Allora, tanto il tempo ce l'avete, qual è il problema? Abbastanza direi anche. Questo lo blocchiamo così. Ok. Di fare prima che poteva. Allora, continuiamo, tanto abbiamo quasi finito la forma del corpo centrale, mancano solo le anse. Allora, qui aggiungiamo proprio 1 cm a sinistra, in maniera che poi diventa 10, no? E 1 cm a destra. Questo lo possiamo fare di facciamo un po' di più, visto che nel libro è molto più alto, quindi invece di farlo di 1 cm lo facciamo, vediamo, 2, sì, 2, così è bello importante. Perpendicolare, ok, ci siamo quasi, lo vedete? Dobbiamo fargli le anse. Le anse sono la parte più difficile, non vi lamentate, perché a tutto c'è una soluzione. Allora, le anse che hanno questa tipologia di forma, ve lo faccio vedere qua. Ok, come vedete è tipo un orecchio, una C. Allora, cosa facciamo? La semplifichiamo. Questa parte è un semicerchio, prima costruiamo questo pezzo e poi costruiamo questo pezzo finale, ok? Sì, per farlo dobbiamo creare dei quadrati. Un piccolo quadrato, questo è 4,
Quindi partendo proprio dalla misura che abbiamo ottenuto, che è 10, prendiamo 4 centimetri. Scendiamo sempre di 4 centimetri la linea. Queste sono linee di costruzione, si fanno leggere, io devo farle un po' più forti perché sennò non le vedete. Non perché siete, avete qualche difficoltà, solamente perché col video viene male. Ok? Allora, questo è l'inizio. Allora, dobbiamo fare questo tipo di ragionamento. Allora, da questo punto a questo punto, passando per qua, e creiamo un semicerchio. E abbiamo fatto il primo semicerchio, ok? Allora, poi invece di finire il semicerchio, ve lo semplifico e vi dico di passare, di collegare questa punta prima qua e poi finire così. Se avete difficoltà, questo pezzo potete farlo con la riga, ok? Anche fino a qua. L'importante è poi, però, a mano libera, fate una curva in questo modo. Prendete uno spessore, lo spessore significa la stessa distanza da qua, prendetevi delle misure e dovete fare in modo da fare una linea equidistante, circa la stessa distanza. Qui, volendo nella base, poi diventa più larga, però qua cercate di mantenere almeno qua la stessa distanza. Qui ho visto che per costruirlo ve l'ho fatto fare, però per il vero manico fa in questo modo. E possiamo farlo in questo modo. Poi tutta la forma va corretta rendendola più tondeggiante. Se noi che abbiamo fatto questa forma non piace, vogliamo modificarla perché la vogliamo più somigliante a quella del libro, possiamo modificare come? Ingrandendo questo rettangolo. E quindi vi do altre misure perché fino a qua l'avete fatto, ma inutile vi lamentate, basta che tornate indietro. Allora, quindi questo è da muletto, erano 6 centimetri. Sì, adesso invece faccio 5 centimetri. Sì, 5 centimetri, creo un rettangolo 5 centimetri da basso. Un rettangolo sfruttando proprio la misura che già avevo, quindi questa la prolungo fino in basso e non faccio altro che collegare questa volta questa nuova misura e così avrò una forma più, se la voglio ancora più tondeggiante, aggiungo queste arcate. Questo ovviamente per chi vuole una cosa ancora più precisa. È ancora più precisa, ci siamo arrivati. Questa è la sagoma del vaso e diciamo che è quasi finita. Dobbiamo solo specchiare dall'altra parte e mettere qualche curva in più nella parte superiore. Quindi vi metto la misura che me l'avete di questa e 5 centimetri. Questa invece l'avevamo già stabilita prima, ma ve la scrivo, la metto qua se non vi faccio confusione e 12 centimetri. Ok, poi dobbiamo fare la stessa cosa, il quadrato di qua che era di 4 centimetri, ce lo riportiamo. Se voi notate, io parto la mia costruzione del quadrato dopo l'imboccatura. Verticale, verticale, fatta sempre con la squadra per voi. Io per una questione di tempo devo velocizzare il video. Ok. Allora, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto lì. Colleghiamo. Prima così, poi sappiamo che invece andrà modificata. Creiamo già il doppio, che ora siamo più bravi e lo sappiamo. Questa va. Dove va? Guardiamo dove finisce l'altra e ci portiamo sulla stessa linea. Proprio un millimetro sotto questo punto. Quindi abbiamo detto, per fare questo punto qua, considerate un triangolino, che vi mangiate un triangolino e poi scendete. Equidistante, l'unica differenza ecco che qua la lanza
invece diventa più grande. Qui c'è stato un errore di costruzione perché farà così il vaso. Ecco, già è più corretto. Se notate, allora il mio praticamente si toccano quasi. Mi rendo conto che nel libro è un pochino più profonda questa, diciamo, situazione. Quindi scusatemi se lo modifico, ma è la prima volta che l'ho fatto. Ok, e allora facciamo questo discorso. Stacchiamo un pochino di più, in maniera che ci sia questa linea dritta. E lo correggiamo anche da questa parte. Bene, ci stiamo qua. Ci siamo. Costruzione è fatta, adesso fanno i ritocchi. Qui ho notato, aggiungete una sorta di piccolo triangolo, piccolino, e permette di fare la svasatura. Rinforzo, così lo vediamo. Ok, e questo vedete la forma del vaso. Qui l'unica cosa che posso già dirvi, anche se è un concetto più di terza, ma è giusto che lo impariate, che la base non è mai rettilinea. Metto un centimetro in più, questo punto centrale, e collego in maniera curva questi punti tra loro. Ebbene, la lezione sul vaso possiamo dire che è conclusa. Io avrei cancellato tutte le linee di costruzione, però ho paura che poi non abbiate la forma. Quindi vi continueremo il discorso con le linee di costruzione che verranno cancellate. Ok, in maniera che vi rimangono tutte le misure. Farò una foto proprio alla fine del video. Ci vediamo la prossima volta. Non fate niente, esercitatevi. Il vaso deve essere corretto, quindi che le misure corrispondano. Se ci sono degli errori, perdete questo tempo o lo sistemate con una gomma matita, una gomma, semplice gomma. Se non avete gli strumenti, provate con la gomma, anche se la tagliate un pochino, qualche pezzettino. Se avete la gomma pane, potete usare la gomma pane. Altrimenti quello che avete. Ripeto, il foglio da usare è un foglio bianco, non un foglio nero, matita HB, B, quella che avete. Se avete la B, usatela molto, molto, in maniera molto leggera. Se avete il materiale tecnologico, lo potete usare. Qui, se è possibile, cercate di usare la mano libera. Se non ce la fate, qui in questi punti potete utilizzare, soprattutto in questa parte qua, il compasso. Ok? Anche questo volendo, puntandolo, però non vi saprei in questo momento, dovrei calcolarmela, super giù dovrebbe essere tipo questa la distanza del raggio, però sarebbe bello se piano piano ci cominciamo a usare questa mano per allenarci a migliorare sempre di più. Ora quello che voglio far vedere è tipo se io non ho uno strumento, magari vado a cancellare e poi se qualcosa la perdo la recupero dopo. Ci ripasso successivamente con un tratto leggero, ovviamente, perché voi avete la penna e non un gesso. Ok, alla prossima lezione.